luogo dove la tua voce è la nostra voce. E salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Pascuzzo, qui come sempre Marco vi parla ed oggi ho il piacere di intervistare un pilota di Formula E. Lui è Sergio Settecamara ed io lo ringrazio veramente di cuore per aver accettato il mio invito. Ciao caro! Salve a tutti, sono Sergio Settecamara, ringrazio Mario per l'invito e tutti gli ascoltatori di Radio Pascuzzo. Bene, come prima domanda vorrei chiederti come nasce la tua passione per le auto e per le gare automobilistiche? Tutto ha cominciato in Brasile, quando io avevo più o meno 5 o 6 anni d'età. E io sempre vedevo le gare di Formula 1 alla televisione con il mio padre e il mio nonno. E mi piaceva tanto vedere le gare. E un giorno ho domandato a mio padre dove si cominciava e lui mi ha portato a una pista di go-kart e lì è cominciato tutto. Come dicevamo nella nostra introduzione, attualmente gareggi per la Formula E, una sfida automobilistica vincente ma tutta elettrica. Cosa si prova a gareggiare per l'appunto in Formula E? È una categoria di molta strategia, perché durante la gara non abbiamo energia per fare tutta la corsa, quindi si deve guardare energia sempre e utilizzarla in quei momenti della gara che è più importante. E questo in realtà è molto difficile nella gara. E quindi io penso che la principale differenza di Formula E a altre categorie è questo, è la strategia e di come utilizzare l'energia che abbiamo. Quali sono le massime velocità che hai raggiunto durante la tua carriera? Io penso che la massima velocità è stato in un test di Formula 1 che ho fatto con la Toro Rosso, quindi una squadra di Faenza in Italia. Un test in Silverstone che ho fatto, è arrivato a 333 km all'ora. Devo dire che un bel po' veloce. A parte tutto, infine, vorrei chiederti quali sono i sogni che vorresti realizzare nella tua carriera? Attualmente il mio sogno è qui in Formula E, io voglio essere campione del campionato. Bene, allora io non posso che augurarti il meglio, come ti dicevo questa era la mia ultima domanda, io ti ringrazio veramente di cuore nuovamente per aver accettato la mia intervista e allora buona fortuna per questo campionato di Formula E, ciao Sergio. Grazie a voi, ringrazio nuovamente Mario per l'invito e tutti gli ascoltatori di Radio Pascuzzo, un abbraccio a tutti. Hai appena ascoltato il podcast di Radio Pascuzzo, disponibile su www.pascuzzo.eu. Ti ricordiamo di seguirci su tutti i social, su YouTube e su tutte le piattaforme digitali. Radio Pascuzzo, il luogo dove la tua voce è la nostra voce.